gode la Provasto di Ventrella e Vino, seconda vittoria consecutiva, prima della stagione all'Aragona, trisfelice e anche il Celano si inchina. Nell'ottavo turno d'eccellenza all'Aragona i biancorossi si sono imposti 3-1 sul Celano con i gol di Amaral, Formisano e Montano. Per gli ospiti non è bastato l'Eurogol di Selle. Con le immagini curate da Edoardo Daddario, il primo sussulto della domenica arriva al decimo minuto. Dalla destra, pericoloso tiro cross di D'Angelo che non viene raccolto da nessuno. L'azione prosegue. Palla al limite tra i piedi di Formisano che calcia ma viene chiuso. Al minuto 22, altro squillo biancorosso. La conclusione da fuori di Capitan Tafili viene sporcata in angolo. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un corner, in mischia, Galan impatta, ma la sfera finisce tra i guantoni di Venditti. Gli ospiti escono dal guscio. A centro area, giocata di Bruni. Decisiva la chiusura di Galan. 60 secondi più tardi, conclusione di Massa, parata senza problemi da Palermo. Al 42esimo la Provasto trova il vantaggio. Venditti prova a servire Michetti, sfera che però viene intercettata da Maral che decide di concludere sul primo palo battendo l'estremo ospite. Prima di rientrare negli spogliatoi i vastesi sfiorano il raddoppio, ma la punizione di Ramirez termina al lato di millimetri. Al secondo della ripresa Arrocchino, già ammonito nel primo tempo, viene mostrato un altro giallo, espulsione e Celano in inferiorità numerica. La Provasto ne approfitta e si esalta. Al sesto, cross dalla sinistra di Bellino, colpo di testa debole per Ramirez. Un minuto dopo però arriva il raddoppio. Conclusione dal limite del 2007 Formisano, traiettoria sporcata e Venditti battuto. Non finisce qui perché al nono arriva il tris biancorosso. Dalla destra, pennellata di D'Angelo, sul secondo palo c'è Montano che manda in estasi i vastesi. Sembra finita, ma i marsicani hanno un sussulto e con l'Eurogol di Selle al 15esimo danno ancora vita alla ripresa. Ci credono molto di più quando si ristabilisce la parità numerica in campo. Corrado stende Bruni lanciato a rete ed è cartellino rosso anche per il centrale difensivo salentino. Al 32esimo Bruni si invola verso l'area, chiusura provvidenziale di Garilli in tandem con Palermo. Al 43esimo Acosta incorna ma non trova lo specchio. È l'ultima occasione di un secondo tempo combattuto sotto un violento acquazzone e con tanti cartellini sventolati. Il Celano cade dopo 4 turni utili, la Provasto conquista la seconda vittoria consecutiva, tocca quota 9, si allontana dai bassi fondi e torna a respirare.